Reggio Calabria, Taormina, Marsala, Palermo, Napoli e da oggi Vibo Valentia, dove ricoprirà il ruolo di questore. Da oggi a capo della questura di Vibo Valentia. Stamattina all'insediamento al terzo piano degli uffici di polizia, un ruolo per nulla semplice in una delle province a più alta densità mafiosa, così il neoquestore. Qui da questore ho il compito fondamentalmente di dirigere e organizzare l'attività dei miei collaboratori. C'è una squadra mobile qui già molto attiva e molto impegnata nel settore di contrasto della criminalità. Devo ancora chiaramente incontrare i vertici dell'ufficio giudiziario e quindi devo verificare le attività già in atto. Dopo aver preso contezza di questa realtà potrò anche formulare programma di lavoro particolare e mirato alle esigenze di questo territorio. Filippo Bonfiglio subentra ad Angelo Carlutti, che lascia il servizio per andare in pensione. È stato dirigente della squadra mobile di Reggio Calabria, successivamente ha diretto il commissariato di Taormina dal 2001 al 2006, per poi passare a dirigere il commissariato di Marsala e quindi essere nominato capo della Digos di Palermo. Un'esperienza che oggi mette a disposizione del vibonese.